a metà strada. Che bella! Ti avviso che ti sentiamo che facciamo gli altri, Matteo. Le linee verticali. Buongiorno! Sono con la mia famiglia qualche giorno sulle colline bellunesi. Papà, aspetta che c'è il finestrino giù nelle colline di Clio. Vediamo se la troviamo. Adesso ci aspetta una camminata di un'oretta e mezza. Guardate che panorama. Cosa 2 ore? No, per carità. E noi andremo lassù, su quel cocuzzolo. Guardate che carino, lì in fondo c'è un agriturismo, penso si possa anche dormire. Dov'è che siamo qui, papà? Com'è che si chiama? Si chiama Laura. Siamo su Piano Formosa. Adesso ci avviamo piano piano. Vediamo fino a dove resisteremo. Vediamo qua. Come potete vedere il mio outfit, perché siamo venuti per stare in un paesino qui giù dove c'è un bel lago, molto bello per fare il bagno. Solamente che ieri sembrava novembre, non si riusciva assolutamente a fare il bagno, per cui non avevamo portato niente per andare a fare le scarpinate. Infatti, come potete vedere, c'è proprio, ho il costume e la borsa da shopping. E niente, adesso ci avviamo. Sapete che di solito su queste strutture ci sono gli itinerari. Invece avevo visto una boccetta e in effetti praticamente spiegano che cos'è l'essenziale e l'olio essenziale e di pino mugo, e come potete leggere appunto qui la descrizione, qui c'è tutta la storia di come viene prodotto, qui le caratteristiche dell'albero. Ma soprattutto speriamo di poterlo comprare da qualche parte. Più precisamente che siamo sull'antico pascolo di Pian Formosa. Ed è molto interessante perché ogni tanto appunto ci sono queste guide che spiegano appunto una volta. Infatti abbiamo trovato anche una vecchia stalla. Mentre lì praticamente spiegavano... Ci sono queste calcare e ci sono anche i punti in cui si possono visitare, e erano appunto queste specie di buchi in cui una volta prendevano appunto le pietre dai fiumi ricche di calcare, appunto producevano la calce. Comunque veramente pieno di sentieri. Però io spero di trovare una vecchietta magari lì con il suo baldacchino che vende gli oli essenziali. No, a parte gli scherzi, ho già il fiatone. Andiamo avanti. Adesso, a parte gli scherzi, comunque le passeggiate mi piacciono, però veramente da quando sono lievitato faccio veramente parecchia fatica, e le passeggiate mi piace farle proprio in questi posti, perché veramente ti sembra di essere un tutt'uno con la natura. E poi c'è quest'aria fresca, questo profumo di pini.
una cosa stranissima è che non ho ancora sentito un uccellino, proprio zero, però cioè si sta da Dio, ma veramente da Dio. Adesso speriamo più in alto di riuscire a vedere bene il panorama, perché è una cosa spettacolare. Ecco, forse lì più avanti cioè per me questi posti sono meravigliosi, perché veramente c'è proprio la natura, scusate ma fiatone, incontaminata. Si sentono proprio i bronchi freschi, aria pulita. Guarda che bella la montagna qui. No, niente ancora. Mi sa che dovremmo fare ancora un po' di strada. Qui c'è una panchina che mi sta molto simpatica, però. Laura, c'è una panchina se vuoi. Metterò i sottotitoli in italiano sotto. E il primo panorama lo abbiamo raggiunto. Vediamo un po'. Sì, l'abbiamo raggiunto decisamente. Adesso faccio una foto panoramica, vediamo. E quello è il laghetto dove vorrei fare bagno io. Ma che non farai? Sì, che oggi pomeriggio. Come si fa a fare la panoramica? Premo? No, dritto il cellulare, papà. Così? Sì. Millennium. E devo premere qui. Premi che si che comprano l'iPhone 6S, non lo so usare. Premi. Guarda che bello. Cioè, assurdo, ieri sembrava novembre e oggi con una giornata del genere. Dai, io intanto mi avvio in là. Laura, guarda, se vuoi fare prima, qui c'è la scorciatoia. Mi ricordano troppo le passeggiate con gli scout. Stranamente, al tempo che ero piccolino, però ero sempre l'ultimo che si lamentava. Ma quando siamo arrivati? Ma quando siamo arrivati? Ma quando siamo arrivati? Al parco dello stadio. Pensate che una volta, mi ricordo, ci abbiamo fatto una passeggiata dalla mattina, siamo tornati la sera verso le 9:30. E all'andata, cioè io ero veramente dilaniato. E i capi reparto continuavano a dire: Matteo, stai tranquillo che quando arriviamo sopra nel passo delle marmotte ci sono delle fontane con l'acqua a tutti i gusti, e c'è quella, il cioccolato, la vaniglia, e poi devo mangiare la pizza. E io convinto, ovviamente, beh, non vi dico, ci sono rimasto di cacca quando sono arrivato sopra, che non c'era niente. Per carità, una valata meravigliosa, però io mi ero già immaginato la valata con in mezzo con tutte queste fontanelle. Cioè, matto! No, a parte gli scherzi, gli scout, bellissima esperienza. Ma cioè adesso sono pigro. Ma non vorrei che volessero già tornare giù? Vado a sentire. Bene. Bene. Io direi che il posto ideale per me l'ho trovato. Ho l'asciugamano per coricarmi. Non c'è il sole, ma chi se ne frega. Da bere ce l'ho. La musica ce l'ho, perché sta uscendo l'album di Britney. E eccolo qui, una vallatina che mi piace tanto. Se ci fosse il sole mi sarei buttato lì come una foca.
a scaldarmi. Questo però è veramente splendido. Qua, questo qua mi piace veramente tanto. Mio papà e mia sorella sono rimasti indietro a fare foto su foto. No, beh, qui è veramente stupendo. Veramente, veramente bello. E guardate da questa parte. Non so se la vedete. Vedete là? Guardate che bella quella casettina. Vediamo se con lo zoom. Sembra proprio la casettina di Heidi. Che figata. Sento delle voci. Ci sarà qualcuno. Però veramente adesso in fotocamera. Oddio. Cazzarola. Sono caduto dentro un buco di ortica. Mi sono punto. No, sento delle voci perché ci sono anche dei percorsi proprio per andare tutto là sopra ad arrampicarsi. E ovviamente per questa volta lasciamo stare. Però lì veramente ci sono dei colori stupendi. Proprio bello, bello, bello. Io sto attento perché ho la fobia dei serpenti, che siano vipere, visati o i carbonassi, da noi si chiamano quelli neri dei fossi. Proprio io potrei finire diretto dentro il laghetto. Bene, vi evito il mio fiatone. Ci vediamo là sopra. Meraviglia, siamo arrivati, penso. Sì, io direi che da qui basta. Avete visto il nonno di Heidi? Però aveva di quegli occhi. Per me da giovane era un bonazzo della Madonna quello lì. Sì, qui c'è veramente una bella vista. Guardate. Laura, lasagne con le verdure e funghi fatte in casa. Io invece ho preso, sempre fatti in casa, i gnocchi con il ragù, e ce l'hanno portati un po'. Scusa, mi fa un piacere. Adesso ovviamente assaggiamo. Che mi scotto. Sono buoni. Ma già a vederli che si sente la pasta che è diversa. Per cui buon appetito. Di un po' scotto, no? Ma non è una pasta, se lo fate con le patate, Matteo. C'è pasta nei miei occhi. Grazie. Figuraccia. Secondo, ovviamente per stare leggeri, abbiamo preso del goulash che io non l'avevo mai assaggiato. Poi le patatine che sembrano veramente buone. Scusate, ma c'è un po' di casino. Sono proprio buone, anche se sono piene di burro. Mio papà ha preso il roast beef. Adesso assaggio con voi il goulash. Grazie mille. È molto buono, però è molto simile al spezzatino. Sì, allo spezzatino, da noi si dice il musso qua polenta. E le patatine, com'è roast beef, papà? Com'è che si chiama questo posto? Non ha un nome. Anonimo.
meglio quello del pubblico. Buongiorno. No, a parte gli scherzi, siamo tornati dal rifugio ristorante. Alla fine ci avevano detto anche il nome, ma qui hanno tutti i nomi molto particolari, per cui non me lo ricordo. Casomai, se vi potesse interessare, me lo chiedete che chiedo a mio papà, che lui sicuramente si ricorda. Tra l'altro, vi volevo far vedere questo albergo hotel, di cui anche di questo non mi ricordo il nome, perché anche questo è un nome un po' particolare. Perché giù è veramente carino, infatti stasera ve lo faccio vedere, è veramente bello, accendono tutte le candele, poi c'è il camino, c'è un sacco di cosine. Cioè, sapete che agli alberghi le stelle vengono assegnate in base ai servizi, per esempio non hanno il parcheggio, però nonostante quello, la pulizia, cioè sulla pulizia non si può dire assolutamente niente. E noi ieri sera abbiamo mangiato qui e si mangia da Dio. La mattina anche le brioche, pane caldo, che lo prendo in un panificio, la marmellata, la Nutella. Poi loro sono veramente delle persone, cioè, no, tranquille di più. Infatti, però è veramente come essere a casa. Comunque, faccio il room tour. Vi faccio vedere un attimo. Praticamente questa è la stanza da 3 persone. Vabbè, adesso non notate casino, praticamente lì c'è una TV piccolina, c'ho un po' di prodotti che sto testando, gli occhiali, cellulare, la camicia. Qui ci sono io, qui c'è il letto, là ci sono anche delle bajoure tutto sommato molto carine. Lì ho i computer. Vi risparmio me in mutande, anzi, accendiamo la luce. Perché non va? Oh! Niente, ecco qua. Perché in realtà prima devo attaccare la spina. Praticamente si accendono anche tutti i faretti. Poi di qua c'è la vista, ma tra poco vi porto. Del paesino, vedete? E le montagne di Clio! No, io non l'ho ancora trovata. Pensavo di trovarla là in mezzo alle pecore con la sua palette che facesse i disegni, come ho detto, con una parte di scherzi. E qui ovviamente c'è il bagno. Tra l'altro loro ogni giorno costa davvero poco, oltretutto, stare qui. Non mi ricordo perché mio papà ha deciso di partire a fare 2 notti via proprio all'ultimo secondo. Era tutto pieno, ho trovato questo posticino. Adesso non mi ricordo quanto ha pagato, però ve lo dirò. E qui insomma ci sono un po' di cose. Anche qui, aspetta, vi faccio vedere. Adesso, quando mi ero praticamente fatto i capelli, sì. Quando avevo bruciato i capelli, utilizzavo sempre gli shampoo di questo marchio. Non sono completamente Cobio, però sono favo, almeno per me sono favolosi. E se qualcuno di voi li ha usati, fatemi sapere come vi ci siete trovati. Perché questi veramente. E poi, anche io che ho la pelle delicata, sto usando anche questo. Della cucciolo Baby Natural, della Naturalio. Altri prodottini, vabbè, questa, per chi mi sa, questo su Instagram l'avrà già vista, che è la mousse per il viso, perché quella che ho fatto io l'ho finita. Qui ci sono io, ma accendiamo le luci allora. E ho trovato questo, tra l'altro,
questa ditta, la Specchia, è solo una ditta che non è neanche lontana da casa mia, oltretutto. E sapete che di solito i dentifrici costano parecchio, quelli Eco Bio, quelli buoni. Quello lì costava 3,40 euro. Vi dico la verità, l'ho preso, l'ho preso in uno di quei distributori delle farmacie dove vendono anche i preservativi. Ho detto: no, amo io moroso, fermati, che c'è dentifricio, che lo devo comprare, che è un buon inizio.